Viola veniva da Strangolagalli, non era di Frosinone, e le scale le conosceva tutte, perché praticamente lei con la corriera scendeva al piazzale dove una volta c'era l'ufficio di collocamento, e da lì si è fatta tutte le scale che vi siete fatti voi. Però prima di arrivare qui sopra, Viola ci aveva delle tappe. Viola si fermava al Gran Caffè Paolino. Perché si fermava al Gran Caffè Paolino? Perché al Gran Caffè Paolino incontrava l'artista di strada, il primo artista di strada di Frosinone. E questo però lo sai, è l'artista di strada di Frosinone. Paolino Colapietro? No. Artista di strada, non vuoi. Artista di strada, il primo teatrante di Frosinone. Siccome Frosinone oggi non c'è il teatro, ma non lo vedeva manco ieri, gli artisti di strada non sapevano strada, e il più grande teatrante di Frosinone era Armando Mantiglione. Mai sentito parlare manco di Armando Mantiglione? E questa storia di questi personaggi va un attimo scoperta. Armando Mantiglione non ha lavorato una mattina, è campato, è stato il primo Frosinone che è campato facendo il teatro di strada. Usciva, cominciava a raccontare le storie e le trascinava fino all'ora di pranzo. Però siccome raccontava delle storie di Frosinone un po' piene di pruriti, e ti veniva curiosità, tu li invitavi a pranzo e lui poi continuava a raccontarti la storia in privato. E quindi Armando Mantiglione, sta Viola lo doveva incontrare, si fermava al caffè, questo Gran Caffè Paolino. E al Gran Caffè Paolino Viola aveva conosciuto un ragazzo, e questo ragazzo lasciava ogni volta a Viola dei biglietti. Questi biglietti erano vediamoci, incontriamoci, però Viola li metteva tutti dentro la cesta, e la chiamavano Viola, però lei vendeva il mirto. Oggi il mirto per il liquore. Invece da Viola passava un commendatore di Frosinone, e questo lo devi conoscere, perché se no il commendatore Battistini, questo lo conosci però, manco questo. Allora, stasera andatevi a fare una passeggiata in rete, passeggiare nella memoria di Frosinone, e tutti questi signori che stanno a passeggiare con me in rete li trovate, trovate il Mantiglione, trovate il commendatore Battistini, la moglie, trovate le signorine Battista lì che uscivano con i cappellini di paglia. Tutti questi personaggi sul sito del comune sono stati raccolti nelle passeggiate della memoria. Comunque torniamo a Viola, perché Viola c'è una storia complicata. Viola raccoglieva tutti questi biglietti, e questo ragazzo sperava sempre, ogni volta che Viola faceva tutte queste scale, però questo gli veniva il fiatore, mi sa, secondo me, gli lasciava questi biglietti e Viola li metteva a posto. E ogni volta aspettava una risposta, e questa risposta di Viola non arrivava mai. Poi, all'improvviso, di Viola a Frosinone non si è parlato più. Nessuno ha saputo più niente di sta Viola, e Viola è ritornata dopo tanto tempo a Frosinone, ma proprio tanto, quando a Frosinone facevano il cinema all'aperto. E mo questo lo sai, stavolta dove lo facevano il primo cinema all'aperto? Piazza a Frosinone? Scappaticci. Piazza Scappaticci. A Piazza Scappaticci Viola nel frattempo teneva 70 anni quando è arrivata a Piazza Scappaticci. E chi ti rincontra? Ti rincontra sto ragazzo, che pure lui ormai, e tu, questo ragazzo ti si avvicina di nuovo dopo tutto questo tempo con un altro biglietto, e gli dice: ma tu perché non mi hai risposto mai? Ma li hai letti i biglietti? E Viola gli risponde che lesse i biglietti, c'era una giacca come quella mia tutta piena di biglietti, e gli dice che lei non sapeva né leggere né scrivere, e se i biglietti li ha tutti conservati, però lui non gli aveva mai detto niente. E se i biglietti esistono, stanno a Strangolagalli in un baule. Quindi chi vuole riportare alla memoria questa Viola, la casa è in affitto,
si può pure affittare sta casa. E come l'ho trovata questa casa, i biglietti? Sempre su Facebook.